Fratellini e sorelline burloni, benvenuti in questo nuovo episodio della Big Vanilla. Prima di iniziare vi devo dire una cosa, a quelli più grandi che mi seguono, perché so che mi segue gente anche di 16, 17, 18, 20, 30 anni, per me siete lo stesso sorellini e fratellini, non è che avete capito voi, siete lo stesso più piccoli di me e io sono sempre, ahia mi sono fatto male, il più big fratellone e sorellone del mondo, sorellone perché... Così era divertente da dire. Comunque ragazzi, oggi sono entrato nella Big Vanilla e come al solito ragazzi doveva succedere qualcosa di molto molto strano che io ho già scoperto. Ho trovato un libro qui, un libro lì e dei cartelli. I cartelli li ho letti purtroppo perché non puoi non leggerli in verde così fluo. Ma ragazzi, iniziamo da quello che c'è qua. Ma prima di aprirlo, ovviamente ragazzi, disinfettantino, boom! Ho sporcato il microfono. Guardate, ho sporcato il microfono. Non so se si riesce. Con il disinfettante. Ho fatto una cavolata. Vabbè, dicevo, lasciate un mi piace. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Vi devo dire anche una cosa ancora più importante. Ho letto tutti i commenti nello scorso video, ovviamente tantissimi, e ho cercato di rispondere a più possibile. E ho letto che molti di voi mi stanno consigliando di continuare questa cosa e non di abbandonarla. E di questa cosa sono molto molto contento. Un'altra cosa che mi avete scritto è che secondo voi Loco è da tenere d'occhio perché non ve la racconta giusta, perché non sta registrando i video ed è come se stesse preparando un video finale di qualcosa. Anche secondo me potrebbe fare qualcosa di strano. Comunque iniziamo da questo libro che è scritto da punto di domanda, quindi non è da ignoto. Io mi aspettavo fosse da ignoto. Allora leggiamolo. Basta provare a distruggere la corona, non ci riuscirete mai. Inutile che ci provate, più continuate più ci saranno corone oscure e più l'oscurità prenderà il sopravvento. Non bastano due teneti per distruggerci ed è proprio per questo, da questo che voglio partire ragazzi. Vi ricordate nello scorso video quando abbiamo messo la TNT che doveva far esplodere la corona? Molti di voi si sono resi conto che la corona è sparita qualche millesimo di secondo prima che esplodesse la corona, quindi prima che esplodesse la TNT. Quindi questa cosa è particolarmente strana. Ok, questa cosa mi mette particolarmente l'ansia perché vuol dire che anche quello che abbiamo fatto la tolta con Loco non ha funzionato. Poi abbiamo questi cartelli che ho scritto: un buco spazio-temporale ha duplicato la tua Ender Chest. Si trova nel villaggio della palude. Decidi tu cosa farci. Interessante. Prima voglio vedere se è vera questa cosa. Se è vera, poi ci pensiamo. Leggiamo anche quest'altro libro. Questa volta è di ignoto. Vediamo cosa ci dice ignoto questa volta. Ehi, Marci. Non so più cosa fare con questa corona oscura. Ho scoperto che c'è una fazione nemica che sta facendo rinascere le corone. E questo l'abbiamo capito tramite quell'altro cartello. Ora non so più cosa potremmo fare. Il me cattivo non riesce ad uscire. E non so come gestire la situazione. Tieni d'occhio l'ex Big Re. Lui non me la racconta, giusta. Ed è quello che mi avete scritto voi nei commenti. Quindi a questo punto ragazzi andiamo a cercare questa Ender Chest e poi andiamo a vedere cosa sta combinando Loco, che so che è nel server insieme a Buddy. Vedete, Buddy e Loco. Buddy sta registrando un video, mi ha detto. Loco non ho la più pallida idea perché non lo sento Loco più di tanto. Allora, il villaggio della palude dovrebbe essere questo qua, quindi in teoria vuol dire che abbiamo la l'Ender Chest, cioè scusate, la mia Ender Chest, esatto, da queste parti qua. Non vorrei dire una cavolata adesso, però tecnicamente sì. Allora, i villager ci sono ancora e questa cosa è tipo top, vuol dire che non sono ancora scomparsi del tutto. Vediamo se troviamo qualcosa. Io non ricordo se c'erano delle ceste in giro da qualche parte. A me queste cose qua non lo so ragazzi, non lo so. Qua ci sono un sacco di blocchi, non c'è niente. Sto controllando se c'è qualcosa perché magari non mi rendo conto, però questi magari li prendiamo. Ok, qui c'è un libro. Cos'era questo libro? Vediamo cos'era questo libro. Ok, era il libro dei beats delle live di Twitch. Ok, qua non c'è nient'altro. Ok, bene, mi sembra molto strana questa cosa. Peraltro intanto vi ricordo ragazzi che questa sera alle 17.45 sono in live per un mega torneo su Twitch. Vi aspetto ragazzi nel canale delle live. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Qui non c'è niente, ma non è che magari mi sto perdendo qualcosa. A parte che io non abbia neanche messo il vetro. Che bella che è stata quando, questa live, quando abbiamo costruito queste cose. Niente. Niente, niente, non c'è assolutamente niente. Perfetto. Che casa abbiamo dimenticato? Questa qua, questa qui e basta. Andiamo qua dentro. Sì, posso entrare? Non posso entrare, va bene. Sarà sicuramente quella la casa incriminata, potete dire. Andiamo qua dentro, se c'è qualcosa. Non c'è niente, anche questa casa molto bella. Io voglio vedere se c'è... C'è una chest lì, ragazzi. C'è una chest. Posso entrare? Allora, vediamo un pochettino. Ok. Ok.
Ok, questa cosa è particolarmente interessante. Allora, io la lascio lì. Non la voglio prendere perché, ragazzi, rubarmi il doppio delle cose, anche se me ne stanno facendo di tutti i colori, non mi sembra il caso. Fatemi sapere voi nei commenti adesso, fermatevi, lasciate un mi piace se ancora non avete fatto, iscrivetevi. Scrivete nei commenti secondo voi che cosa devo fare con questo materiale qua, perché cavolo, è tantissimo materiale. Cioè, sono tantissime cose, ora ve le faccio rivedere, ma sono veramente tantissime cose. Cioè, sono tanti, sono due... No, no, troppa roba. Io non penso di volerla, ragazzi. Non penso veramente di volerla. Quindi a questo punto, ragazzi, dirigiamoci da Loco. Ma siccome voglio spiarlo un pochettino, vado a prendere dalla mia riserva delle pozioni di invisibilità qualcosina. Ah, sto laggando come al solito! Però sono quasi giusto, sono a meno 3500... Dovremmo quasi esserci, meno 3500, meno 1300 dall'altra volta, più o meno, quindi siamo più o meno dalla parte giusta, dovrebbe essere più o meno qua. Sì, 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 cos'è quella roba in alto? Ma? Aspetta, aspetta, mi piazzo qua, ragazzi, mi tolgo tutte le cose e mi piazzo la pozione di invisibilità. Le ho fatte splash questa volta perché Buddy si era arrabbiato. Non mi ha visto, vero? No, ragazzi, non mi ha visto, vero? Oh mio Dio, mi sa che ci siamo fatti già sgamare. Ok? Oh mio Dio, sta combinando qualcosa di strano. Boh, l'altra volta, ragazzi, non me l'aveva raccontata giustissima. Ah, cavolo, ho aperto la casa. Come faccio? Non posso, ragazzi, devo... Dove sta andando? Sta scendendo, ok, posso andare? Da che parte è sceso? Di qua? Ok, c'è tipo dell'acqua, sì. Ok, è risalito. Ma che cosa sta facendo? Diamine a lui! Ok. C'è la corona in mano? Ve l'ho detto, raga, che non la raccontava giusta. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Si è messo la corona. Raga, ve l'ho detto. Lo sapevo. Lo sapevo che c'era qualcosa sotto. Lo sapevo che c'era qualcosa sotto. Fammi stare a distanza. Lo sapevo. Lo sapevo che l'ho... Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. C'è Buddy nel server. Scrivo un messaggio a Buddy in privato. MSG. Il Buddy. Sai qualcosa di Loco? Vediamo cosa se mi risponde. Ragazzi, mi sta facendo laggare tutto. La sta provando. Cosa? MSG il Buddy ha la corona oscura in testa. Ok. Ragazzi, devo andare a avvisare Buddy il prima possibile. Prima voglio capire che cosa diamine sta combinando. Continua a rinascere. Puntini puntini. Ok, è tornato in casa. È tornato in casa. Cosa vuole fare? Non capisco cosa stia facendo. Io non so se aprire qua, ragazzi. Ok, sta qua, qua se posso aprire. Sta andando giù. Sta preparando qualcosa. Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Non capisco cosa sta facendo. Sta creando qualcosa. Devo stare più in alto perché sennò si do le particelle sotto. Sta creando un bunker. Sta creando un bunkerino piccolino. Ma sta creando un bunker. Sì, raga, sta facendo palesemente un bunker. È come se volesse creare qualcosa per la big corona. Qualcosa del genere. Aspetta che mangio. Metto qua e mangio. Sperando che non abbia i suoni alti perché sennò mi ha sgamato. Ma giuro. Giuro. Ho scritto giuro a Buddy, raga. Ok. Sì, raga, sta facendo qualcosa. Ora sta rompendo il sopra, perfetto. E beh, chiude anche il sopra giustamente. Però penso che debba chiudersi dentro lui a questo punto. No, non si chiude dentro, ti prego. Ok. Cosa fa? L'ha messa lì dentro? Mi ha sgamato, mi ha sgamato, mi ha sgamato. Ok, ha sentito un'entità, ha sentito un'entità palese. Ha sentito un'entità. Non l'ha sentita? Ragazzi, vado a prenderla. Vado a prendere la big corona, mi interessa. Ok, ok, vado a prendere. Devo distruggerla in qualche modo, ragazzi. Devo distruggerla in qualche modo. Fammi togliere le cose qui in mano. No, ragazzi, mi ha visto. Mi ha chiuso dentro. Ma non se n'è accorto, scusami. Marci? Ehi! Vado su TS, raga. Channel switched. Ciao. Marci. Ehi. Perché sei invisibile a casa mia? Ti stavo spiando.
Cosa stai facendo? Ti ho preso la big corona oscura. Naci, dammelo, ti uccido. Io lo sapevo! Lo sapevo che c'entravi tu! Toppala subito. No. Ti do dammi la mia corona, Marci. Non ti do niente, Loco. Marci, ti uccido. No, Loco, ma non mi puoi uccidere, ma scusa, mi stai pigliando in giro, mi stai? Marci, ti vedo scappare, ho attivato le particelle. Mi stai pigliando in giro, Loco. Loco, mi stai pigliando in giro tu, lo sai? Marci, Loco, non voglio ucciderti. Va bene, Loco, non mi uccidere allora. Marci, dove stai andando? Loco, me ne sto andando via, Loco, me ne sto andando via, Loco. Tanto ti inseguo, Marci, dammi la corona subito. No, prima mi dici perché c'avevi la corona, l'avevamo distrutta la settimana scorsa. In quell'altare sopra casa mia. Questo? Sì. Ok. Ridammela subito. No, perché dovrei ridarla? Loco, perché devo ridarla? Perché l'ho trovata io. Ho capito, va bene. Loco, ho mezzo cuore, se mi uccidi è finita. Dammi la corona. Loco, non te la ridò. Perché io ho ricevuto dei libri dove mi dicevano di stare attento a te. Proprio a te. Sì, tu che mi stai guardando magari questo video. A te mi dicevano di stare attento. E una fazione nemica mi ha detto che la corona... Guarda, toh, leggi. Leggi tu stesso. Leggi. La cosa mi interessa questo libro? Dobbiamo distruggere la corona, Loco. Sì, è qua, vuol dire... È per un motivo se è qua, Marci. Perché... Chi la via seguirà al calare del sole, l'oscurità vedrà, e se egli prova a sconfiggerti, tu rinascerai, o corona oscura. Lascia ciò che a te sta più caro e vedrai infinite ricompense. Cioè, dici che dobbiamo mettere qui la corona? Era già qua quando l'ho trovata. Ok. Adesso me la ridai, per favore? E cosa devi fare? La dobbiamo distruggere, Loco. Me la devi dare. Dimmi perché, se non mi dici perché non te la ridò. Perché l'ho trovata io. E quindi? È mia, Marci. Non è tua, dobbiamo distruggerla. La vogliono dare a me. No, la dobbiamo distruggere, Loco. Ci abbiamo già provato, non ci abbiamo fatta, Marci. Cosa pensi di fare? Ci sarà un altro modo per distruggerla. Marci, io mi sono già reso ormai e voglio quella corona, quindi me la tengo. Io non te la do. Marci, non è lì addosso. Hai ragione. Devo scappare! Aiuto, devo scappare! Non riesco a scappare! Ah, no, non è qua. Ce l'ho, Lilith, ce l'ho su, perché non va? Ok, me la sto fugando. Torna qua, non è vero, sto tornando indietro. Ecco, Loco, bravo. Allora, Loco, io non te la ridò la corona. Ok? Non ti posso ridare la... Non dovevo andare. Possiamo, posso finire di dirti quello che devo dirti? Veloce, poi ti uccido. La corona, dobbiamo distruggerla. Dobbiamo distruggere in qualsiasi modo noi possiamo. In tutto quello che noi possiamo fare, dobbiamo farlo per distruggere. Dobbiamo trovare il modo. Se ci hanno detto che una persona di spicco vecchia poteva distruggere questa corona, ci sarà un motivo per cui ce l'hanno detta. Vuol dire che qualcuno può distruggere. Quella persona non eri evidentemente tu. Dobbiamo capire chi è quella persona vecchia di spicco che può distruggerla. Ti abbiamo già provato tutti, Marci. Non si può distruggere. Allora. Buddy, stai rec? Nel caso, vieni su TS. O smutati. È mutata nella nostra stanza. Vediamo se si smuta. Oh! Ciao, buddy. Ok. Adesso io ti dico cosa sta succedendo. Ridammi la corona. Loco ha la big corona oscura. Ok. Io sto facendo di tutti i modi, come hai detto. Loco, non mi devi uccidere. C'ho un cuore e mezzo. Non hai un cuore e mezzo perché ti picco un piccone. Adesso ne ho 4 di cuore perché ho appena recuperato la vita. Adesso ne ho 3 e mezzo. Ma cosa sta succedendo? Scusate, potete spiegarmi? Lui ha la big corona oscura. Io sto facendo di tutto pur di distruggerla. E lui ora se la vuole tenere. Loco, va distrutta quella cosa. Non si può distruggere. Sì, Buddy, che si può distruggere. Se ci hanno detto che si può distruggere, si può distruggere. Ti stanno mentendo, secondo te, perché l'ha andata a me? Oh mio Dio, secondo me gli ha dato la testa, Marci. Dobbiamo ammazzarlo, pensi? Penso che anche in 3 non ci riuscite a uccidermi tanto. Allora, a parte che era mia, scusami. Ma io vengo verso casa tua. Ok. E adesso tu mi devi aiutare a uccidere Loco. Loco, vabbè, scusami, dai, ma quella corona era mia. Mi aspetto, dai, vedi qua. Forza. Tieni, buddy. Buddy, tieni. Marci, tieni qua. Marci, non vorrei dire, ma... Vabbè, me la ripresa. Posso, per favore... Come? Loco, non so se hai capito, ma non funziona così il mondo. Se mi uccidi, ti giuro. Rendi conto che è sopra. Mamma mia, Loco, ho un lui. Cuore e mezzo. Io ho un cuore e mezzo. No, ogni volta hai un cuore e mezzo. Guardati il video, ho un cuore e mezzo. Dammi quella corona, Marci. Allora, fermo. Ti ridò la corona se tu prometti davanti a 985.000 persone, ok? Che tu questa qui proverai a distruggerla. Se c'è un modo lo farò, però se non no, esiste modo, proverai... la tengo. No, non tu lo provi, Loco. Non puoi tenerla!
se esiste un modo per distruggerla, la distruggo. Però allora, se non ci fosse... Senti, io te la do perché... perché sennò ti uccido. Sei sicuro? Vai, colpiscimi. Sei sicuro? Io ti guardo nell'angolino, fai quello che vuoi. Ma non prende danno. Prende. Non prende danno. Ah, Thorns, lascialo stare. Ma sono fortissimo. Ma non può non prendere danno con Power 5. Ah, sta scappando adesso, eh. Zitto. Adesso scappi. Ah, adesso scappi, eh. Vieni a seguirlo. Vabbè, lascialo adesso stare. Scappi, loco. Ti lascio qui la corona. Tieni qua. Tu devi promettere davanti... dillo davanti alla non hai telecamera. Non hai l'elitra. Promettilo. Grazie. Guardandomi. Promettilo. Lo prometto. No, no, devi guardarci, così non però guardo. Ho guardato Buddy. L'ha promesso, ragazzi. L'ha promesso.